Roberto, in conclusione, in questi 2 anni di Suso, purtroppo, dei ceri, i ceri hanno comunque bisogno di interventi o rimangono silenti anche loro all'interno della Basilica? Siete inoperosi anche voi, insomma? Ovviamente sì, anche se poco tempo fa, sempre con lo scopo manutentivo, siamo andati in Basilica e abbiamo fatto una leggera spolveratura, perché comunque c'è anche un aspetto decoroso di presentazione dei ceri. Ma al di là di quello sappiamo già perfettamente che quando sarà ora dovremo fare certe cose che vanno fatte sia prima, ma anche dopo. Tra l'altro, insomma, concedetemi una battuta, mi era capitato di aver incontrato lì in Basilica che vi era stato segnalato che comunque, specialmente adesso che manca la festa, era l'anno scorso in questo periodo, forse a ridosso di maggio, i canonici che sono adesso alla guida della Basilica di Santo Baldo avevano apposto l'igienizzante che purtroppo vicino ai ceri e che rischiava, la gente comunque continua a toccare i ceri perché comunque un simbolo, un simulacro, e avevano per una parte forse un po' deteriorato la vernice del cero? Sì, abbiamo subito individuato un problema, perché la verniciatura dei ceri è composta da 3 strati di vernice diverse. L'ultimo, cosiddetto strato di sacrificio, è rimovibile con l'alcol, e quindi i dosatori, i saponi che hanno dentro sono a base alcolica, quindi anche nella naturalezza del gesto, che comunque siamo abituati a vedere, ci sta una problematica innescante, che quindi magari nelle parti cosiddette al tatto qualcosa di alunato si è visto, però subito prontamente ovviato togliendo il dosatore. Ecco. Bene, ringraziamo Roberto Fofi per questo splendido ricordo di 10 anni fa. Il nostro auspicio è quello di vedervi al più presto, tutti voi restauratori, dentro l'arengo del Palazzo dei Consoli, sempre in quel periodo compreso fra la prima domenica di maggio e il 15 maggio, perché vorrà dire che saremo tornati.